Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui a Valencia con MotoGP 13 per l'ultimo appuntamento del nostro mondiale. Siamo qui in Moto2 in vantaggio di 22 punti, se non sbaglio, sul nostro inseguitore, il secondo, quindi che è Hagerty, una cosa del genere. E quindi dobbiamo batterci per cercare di vincere questo mondiale all'ultima, grazie anche, come detto, alle ultime GP con la nostra deficienza artificiale che ci ha fatto soffrire. Per riuscirci devi chiudere almeno al dodicesimo posto. Se arriviamo al dodicesimo vinciamo matematicamente il titolo mondiale della Moto2, per poi sbarcare in MotoGP, si spera. Vediamo chi ci offrirà un contratto, se ce lo offriranno magari. E vabbè, proseguiamo sempre difficile, pro eccetera eccetera. Obiettivo squadra dodicesimo per vincere il mondiale con la nostra Italtrans, va bene, qui a Valencia. E speriamo che questa volta, cazzo, riusciamo a fare una gara decente, non come avevamo affilato un po' di GP, maledizione, fatti per bene qualche tempo fa, senza usare flashback, addirittura proprio fantascienza, mentre nell'ultimo addirittura non ci sono bastati i flashback. Vabbè, alla fine uno ne ho utilizzato per un errore, gli altri erano investimenti, sti figli di puttana ti tamponano, proprio non si riesce a guidare, quindi inizia a diventare una cosa un po' complicata e quindi poi ti fanno anche incazzare, vacca troia. Buongiorno a tutti. Sì, non ci interessa, basta. Andiamo subito in pista, almeno magari cerchiamo di fare un giro decente, che poi comunque non servirà a niente perché in gara sarà tutto da decidere. E qui abbiamo vinto, come detto, il mondiale anche in Moto3, perché in Moto3 anche siamo arrivati all'ultima gara dove dovevamo arrivare almeno ottavi per vincere il mondiale, siamo arrivati settimi, quindi vedremo se riusciremo a ripetere l'opera con la Moto2. Qui dobbiamo arrivare almeno dodicesimi, abbiamo un vantaggio più consistente sul secondo, però come detto, mai di dire mai, perché non è mai semplice. Poi questo non è affatto un GP semplice, vacca troia. Ah no, Cristo morto. Partiamo bene, vacca puttana troia. Sai che in MotoGP il controllo trazione lo metterò al massimo perché sennò non andiamo da nessuna parte. Già qua in Moto2 abbiamo le nostre difficoltà. Perché certe volte sembra controllarsi la moto, invece poi siamo a puttane. Occhio, dove cazzo andiamo, stiamo a fare i doserbe qua. Piano. L'obiettivo, dai, è vincere anche il mondiale di MotoGP e poi basta. Vabbè, una volta vinto il mondiale di MotoGP si spera alla prima stagione, perché non vorrei farne due in realtà, perché comunque poi andremo, cioè poi settembre ci saranno un po' di giocazzi, quindi anche inizio ottobre. Ma che cazzo fai? Ma che cazzo fai? Porca la puttana troia. Quindi direi di abbandonarlo il prima possibile sto gioco. Appena riusciamo a vincere il mondiale di MotoGP, direi di dichiararci piuttosto soddisfatti dell'esperienza, del gioco forse un po' meno. Devo essere onesto, mi aspettavo molto di più dalla Milestone questa volta, visto che la Milestone cioè mi piace, è una casa che fa ottimi titoli dal punto di vista simulativo, ma stavolta hanno toppato di brutto per quanto riguarda alcuni aspetti come l'intelligenza artificiale, che è veramente qualcosa di imbarazzante, cioè non è fatta ma è imbarazzante proprio, è diversa la cosa. E niente, dicevo, poi ci saranno altri titoli, cioè usciranno un bel po' di titoli a settembre, tra GTA 5, che ormai mi hanno chiesto 67 milioni di volte se lo compro, se lo faccio. Dopo tutte le volte che me l'hanno chiesto ho pensato quasi di non farlo più, perché il titolo mi aveva già stancato.
No, vabbè, quello è quello. Aspetto veramente tanto e spero di riuscirci a fare un po' di gameplay, vedremo. O anche un po' tanti, dipende dai punti di vista. E poi vabbè, ci sarà il nuovo Formula 1, quindi a livello motoristico saremo parati, inizieremo un po' di giochi della Simbin, sicuramente a livello di guida ci saranno tanti titoli, quindi questo direi che se riusciamo a finire il MotoGP vincendo il mondiale lo possiamo anche mettere da parte, perché come detto non vale la pena fare una seconda stagione in queste condizioni, perché veramente ci sta solo da incazzarsi, quindi cioè a quel punto veramente riprendo Superbike 2011 e buonanotte, è meglio. Ma ci saranno così tanti titoli di guida che mi sa che il primo giro è andato molto meglio. Già abbiamo perso 3 da 5, vabbè. Vediamo come va, nel caso partiamo uguali, che se ne frega. Tanto come detto il nostro obiettivo è 12esimo, non è che dobbiamo fare sfacelli. Certo, non è mai facile, anche in dodicesimi, cioè un paio di GP fa abbiamo avuto le nostre difficoltà. Siamo arrivati ai quattordicesimi, insomma. Bisogna vedere quel primo giro che è andato bene, però in realtà rispetto agli altri com'è. Gli altri ancora non scendono in pista. Siamo ancora all'inizio delle prove, comunque vabbè. Stiamo andando più piano adesso, perché forse abbiamo consumato anche un po' la gomma. Un po' tanto la gomma. E niente, quindi l'obiettivo è vincere prima cosa questo mondiale nella prossima gara, cioè in questa gara, e successivamente andare in MotoGP, vincere al primo anno il mondiale, basta. E basta. Basta. E basta in generale. Vai, vai. Andiamo subito in gara. Salta a gara. Sì. Primo giro ci è andato Chiude qui bene, quindi. questa sessione di qualifica Cioè, e dunque addirittura era il congratulations ai nostri GFAB. piloti dare il massimo fino alla fine. Attenzione Possiamo perché finalmente Iger Terra è tornare a settimo. vincere. Non so come si pronuncia Iger Terra, sti cazzi. L'importante è fare i primi. Le pronunce sono secondarie dei piloti, perché poi le mamme li chiamano in modo diverso, così come noi chiamiamo le mamme degli altri piloti in modo diverso, dal nome di battesimo, ma questi sono dettagli. Poi vabbè, ci sarà anche Formula 1 Grande saluto dal circuito di kart d'oro di quindi. Valencia, dove tra qualche minuto andrà in scena l'atto conclusivo di questo mondiale Grande MotoGP. cazzo. Le previsioni meteo sono assolutamente rassicuranti e dicono che avremo sole per tutta la durata della corsa. Vedremo, vedremo. Vai, scendi in pista. Mo' mi raccomando, non fate cazzate e vi sparo a uno a uno, proprio scendo e vi sparo. Facciamola proprio larga. Occhio. Questi proprio sono pericolosissimi. Guardali là, guardali là. Sentono le tamponate. Caputtana, adesso abbiamo fatto un po' di merda, va bene. Cerchiamo di andarcene, cerchiamo di andarcene. Ci serve del vantaggio. Io mi immagino sempre qualcuno che mi entra in scivolata, perché sono convinto che poi succederà. Eccolo qua, il figlio di puttana. Ormai conosciamo il gioco, conosciamo la strategia degli altri avversari. Qual è? Quindi il nostro obiettivo è cercare di sopravvivere. Vabbè, sti cazzi, qua abbiamo proprio tagliato di brutto. Stavo un attimo usando il volume, quindi l'ho ripreso all'ultimo momento il pad. Sono un attimo lanciato in curva. Vai così, vai così. Ce ne dobbiamo andare per l'ultimo GP. Ce ne dobbiamo andare. Vacca troia.
Dobbiamo finire con una vittoria sportiveggiante. Pole e vittoria contro tutti e tutto. Piano piano. Vai così, portiamo l'Ital Trans in cima al mondo. Su un palo. Non è bello. Loro saranno felici, io intanto me ne vado. Magari cambio casacca, cambio divisa. Questi sono sempre dei tipi piuttosto pericolosi. Abbiamo accettato il contratto perché avevano un'ottima moto. Infatti comunque si è dimostrata un'ottima moto. Poi per il team siamo dovuti stare un po' più attenti all'interno del box, del paddock. Siamo riusciti a sopravvivere, siamo arrivati alla fine del mondiale. Certo, spero che non festeggino troppo, cioè, soprattutto io me ne vado alla festa loro, perché non vorrei essere messo in mezzo ai festeggiamenti, perché non ci tengo. Ma dove cazzo vai? Ma perché non giri, Cristo morto, una volta che stai in piega? Vacca puttana. Perdiamo questi cazzo di vantaggi che ci siamo guadagnati nel primo giro così. Perdiamo random per curve che lui decide di non fare. Vai così, vai così. L'ultimo giro, cerchiamo di non utilizzare flashback. Adesso ci schiantiamo subito alla prima curva. Oh, dai, dai, così, vai. Sportiveggianti cazzuti e cattivi. Piano. Traction control non l'ho mai usato. Non l'ho mai cambiato. Adesso sto vedendo un po' se ti dava il... Adesso sta su basso, quindi dovremmo sgommare un po' di più in teoria. Ah no, già stava basso all'inizio, che il primo che cambia te lo rimette diverso, perfetto. Perché io per mettere il menu avevo cliccato verso l'alto, quindi basso è quello predefinito come... Cazzo, andiamo. Vai così, cazzo, andiamo a vincere il mondiale. Bella così. Anche con un vantaggio, una vittoria, con una pole, senza usare i flashback, in modo estremamente sportiveggiante. Hanno tentato di ucciderci, ma vedete, fino a quando non ci tampona, quello è il problema. Se ci tampona succedono i macelli. Se riusciamo a svignarcela, cazzo, da questi altri. Ufficialmente la stagione del moto mondiale, anche il nostro lungo cammino insieme. A me non resta che ringraziarvi per la passione con cui ci avete seguito e darvi appuntamento al prossimo anno. Stessa cosa io. Ricordate, fate i bravi, ma bravi, bravi, bravi. Io invece no, dico fate i cattivi, 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 vai così. cioè quando riusciamo a svangarcela da questi che non ci investono, riusciamo ad andare bene. Là ci hanno provato ogni tanto a buttarci fuori, ma noi siamo campioni del mondo con la nostra moto Kalex, il nostro numero 47, grande agente 47. Vai così, guarda là i fans, 605.000 fans. Bene, adesso vediamo cosa ci propongono. Ragazzi, io spero una Ducati. Io voglio andare in Ducati. Grande così. Anche se la Ducati non credo che ce la dia, perché comunque è un team di quelli un po' più avanzati. Secondo me ci darà qualche trattore. Adesso vediamo un po'. Magari facciamo le prime gare con qualche trattore. Sfidiamo Dovizioso, magari, non lo so. E ci prendiamo la Ducati, dai. Non per qualcosa, ma perché vincere su una moto italiana, magari il mondiale sarebbe bello, sarebbe ottimo. Conclusione campionato, vai così, un periodo di meritato riposo, sì, divertitevi voi, io me ne vado perché voi non so come vi divertiate di solito, ma dal nome non...
Grande piazzamento, perfetto, beh, ci mancherebbe altro, più di tanto. Vittoria campionato Moto2 dal Trans Racing Team, entusiasta dei risultati di questa stagione che hanno superato ogni aspettativa. Vogliamo tu sappia che la vittoria del Mondiale Moto2 che tu hai così tenacemente inseguito è per noi motivo di grande orgoglio. Bella. Naturalmente ci auguriamo che decida di continuare a correre con noi, anche no, ma se così non fosse, ti auguriamo buona fortuna per il proseguio della tua carriera di pilota. Grazie, Luigi, ciao. Io andrei. Leggiamoci un po' di feed sociali, qualche fans c'è. Dovizioso, a te ti frego la moto, te lo dico subito. Campionato meritatissimo, Alex. Mi sa che l'anno prossimo MotoGP dovremo fare i conti con un contendente in più. Tu dovrai fare i conti anche per la tua moto, mi sa. Gran bel risultato oggi, forza Alex, grazie, vale. Aio, grande Alex, i miei complimenti per quello che stai facendo in Moto2. Grazie, tu eri il mio compagno di squadra in Moto3, se non ricordo male, un certo Aio. Cornfail, ammazza il nome. La Moto2 è una categoria veramente tosta, ma stai andando alla grande, veramente è finito il campionato giovane, non so se te lo devo dire io, ma vabbè. Giulia Carlsen, e adesso voglio vedere che fine hanno fatto quelli che mettevano in dubbio il tuo talento. Mi dico Alex, brava Giulia. Mettici una fotina però magari discinta, si sa mai. Erkstrom, e quest'anno si dovranno tutti accontentare di guardare i tuoi scarichi, grandissimo, grande. Edward van der Magen, grande Alex, campione del mondo e campione di umiltà, non cambiare mai. Bella Edward van der Magen, tu cambia nome però un pochino perché... No, scherzo, va bene così. Andiamo con il calendario alla prossima stagione. Vai così. Ciao Alex, come ti avevamo anticipato ovviamente, negli ultimi giorni ho portato avanti delle trattative con alcuni team interessati ad ingaggiarti. Qui troverai la lista di quelli che fanno un'offerta. Vedi l'offerta, vai. Eccoci qui in MotoGP con la Art, che è una cagata, penso. Cioè, si vede. Ah, questa è peggio, perfetto. Un'altra Art. FTR. E questa è Moto2. Poi c'è Moto3 anche. Quindi dobbiamo scegliere tra questa e quest'altra. Perfetto, questa è la migliore. È un team Art gestito da Jorg Martinez Aspar. Lo scorso anno il loro miglior pilota si è classificato in dodicesima posizione. Spargarò. Ma quindi è un altro Spargarò. Che cazzo? E De Pugnet, vabbè. Questa invece è 17esimi. C'è solo Johnny Hernanez. Mazza. E quest'altro invece c'è Barberà e Aoyama. E è una FTR. Quindicesima posizione, diciassettesimi e dodicesimi. Io direi di scegliere questa che è un po' più prestante. Power Electrics Aspar. Vai. Sì, vado con questa che è anche blu. Va bene, ci piace. Veterano, grande. Marquez ha vinto, mi sembra forse per il secondo anno consecutivo il mondiale, quel tale è Salom, perfetto, i miglior piloti al mondo. Perfetto, noi abbiamo anche il cappello un po' storto, ma sti cazzi. Noi ragazzi allora ci vediamo con l'esordio del MotoGP, attenzione, momenti di panico, momenti di tensione in questo inizio di mondiale. Vediamo manager personale e gli altri che ci dicono, possibile avversario per la gara. Davanti a Abram, no, me lo scelgo io, giovane. Mi scelgo la Ducati perché qua dobbiamo fare. Sei pronto a cominciare? Ho appena parlato al telefono con Jorg e mi ha ribadito il loro entusiasmo nell'averti in squadra, soprattutto all'inizio. Non preoccuparti troppo delle prestazioni, pura, ma cerca di prendere confidenza con Modo e squadra. Per tutto il resto, fai affidamento pure su di me. A presto, ciao, ciao, giovine. Obiettivo di squadra nella prossima gara, 20esimi. Ah, proprio siete ottimistici. Inizio campionato, auguri per la stagione che sta per aprirsi. Ok, va bene, va bene. Ciao Jorge. Ci vediamo allora, ragazzi, con il prossimo GP che sarà l'esordio del appunto del nostro MotoGP Raggi X, la Ducati Desmo 16 in dettaglio. Un giorno sarà nostra. Pronti, via. Piloti carichi, moto nuove e talenti da scoprire. Inizia il Moto Mondiale. E noi inizieremo il Moto Mondiale con il prossimo video. Ragazzi, mi raccomando, commentate, lasciate un bel mi piace. E ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da quel tale Ale.